Luigi, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Le bibite scomparse. Oh. Amici miei, che bello vedervi di nuovo. Daisy e io abbiamo molta sete. Ma guardate! Qualcuno ha bevuto tutte le nostre bibite. Non c'è niente da bere. Dobbiamo assolutamente scoprire chi le ha bevute. C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va? Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Forza, dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Noi siamo quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Per mille fiaschi! Qualcuno ha bevuto tutte le vostre bibite! Che mago brillante il nostro! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Ah, lo temevo! È il Flink Bevitore! Chi è il Flink Bevitore? Adora sorseggiare il Flink Bevitore! Beve da bottiglie e bicchieri a tutte le ore! Per un Flink Bevitore un sorso non basta mai! Berrà tutto e non ne resterà assai! No! Né per me, né per te! Ci stai forse dicendo che il Flink Bevitore berrà tutte le bibite presenti nel mondo? Niente più acqua, né succhi! Oh, né frullati! C'è soltanto una cosa da fare. Trovare questo Flink Bevitore e impedirgli di bere tutte le nostre bibite. Per trovare il Flink Bevitore dovete entrare nella Camera delle Porte! La Camera delle Porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate! Il Flink Bevitore! E sta bevendo tutte le nostre bibite! Trovate quelle tre porte e troverete il Flink Bevitore! Grazie mille, mago!
È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Oh, quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene. Allora conto fino a 3. Poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima boh potenza! Forza, amici! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Ah, guarda! Una cannuccia! Pensate che ci sia qualcosa da bere dentro? Beh, io spero proprio di sì! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una montagna! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della cannuccia! Andiamo! Alberi ci sono! Sono a strisce, come... i bastoncini di zucchero! Sono di plastica! Suona vuoto! Credo di sapere cosa sono! Sono delle cannucce giganti! Vedete la nostra prossima porta? Oh, guarda! Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Wow! Questa sì che è una catasta di cannucce super enorme! Come facciamo a raggiungere la nostra porta ora? Benvenuti alla catasta delle cannucce cadute! Queste cannucce sono instabili, cadono ogni volta e la catasta che formano è molto alta! L'unico modo che conosco per poterla superare è salire in alto senza precipitare! Per superare la catasta delle cannucce cadute dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per scalare la catasta di cannucce? Un pesce che nuota? Una scimmia che si arrampica? O una marmotta che scava? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! D'accordo, amici! Per superare la catasta di cannucce e passare dall'altra parte, dobbiamo arrampicarci, arrampicarci, arrampicarci come fanno le scimmiette! Guardate come si arrampica Daisy! Diventiamo tutti delle scimmiette! Siete nella vostra bozzana?
Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me. Uno, due, tre, via! Salite, scimmiette, salite con me! Usate mani e piedi, copiatemi! Questa mano, quella mano, una alla volta! Forza, scimmiette! Dobbiamo salire alla svelta! Continuate a salire! Oh oh! Mi serve altra energia! Arrampicatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Forza, amici! Scavate questa catasta! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ancora un piccolo sforzo! Massima boh potenza! Ci siamo quasi! Coraggio, scimmiette! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la catasta di cannucce cadute! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Un ippopotamo! Gli ippopotami adorano bere! Forse troveremo qualcosa da bere anche noi lì dentro! Io ho molta sete! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave! Oh. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una giraffa! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'ippopotamo! Coraggio! Gli ippopotami si stanno riposando! Dobbiamo fare piano! Non vogliamo svegliarli, no? Voi vedete l'ultima porta? Eccola lì! Forza, amici miei! Bisogna darsi da fare! Ma cosa vorranno fare? Vogliono ballare la hula! Come raggiungeremo la nostra porta se gli ippopotami ci bloccano la strada? Benvenuti tra gli ippopotami hawaiani! La hula degli ippopotami tutto il giorno dura! Non si fermeranno, mi dispiace dovervelo dire ora! A loro non importa se passerete, ma per farlo contorcervi tra di loro dovrete! Per passare tra gli ippopotami dobbiamo contorcerci! Questo è davvero uno strano modo di entrare in azione! Per oltrepassare gli ippopotami hawaiani dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per contorcerci tra gli ippopotami che ballano? Una giraffa dalle lunghe zampe? Un verme che si attorciglia? O un elefante che calpesta? Un verme che si attorciglia? Ottima scelta! Per
oltrepassare gli ippopotami che ballano, dobbiamo attorcigliarci come fanno i vermetti. Daisy è bravissimo a contorcersi. Forza, facciamo i vermetti anche noi. Siete nella vostra bozzana? Bene. Ora conto fino a tre. Poi contorcetevi con me. Uno, due, tre, via! Muovete quelle anche. Datevi da fare. È come ballare. Contorcetevi fino a poter passare. Contorcetevi e ridete. Ho poca energia. Contorcetevi con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Su, 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 piccoli vermetti. Contorciamoci di più. Contorciamoci tra gli ippopotami per arrivare alla porta laggiù. Sì, mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Massima boh potenza! Manca davvero poco, vermetti. Siamo quasi arrivati. Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato gli ippopotami hawaiani. Sì! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, ballate! Wow, per Dindirindina! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Sembra che questo ippopotamo sappia che hai sete, Daisy! Grazie! Wow, per tutte le bibite! Caspiterina, ma questa è una bottiglia sempre piena! Sarà meglio tenerla da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! È il Flink bevitore! Coraggio, amici miei! Facciamo in modo che smetta al più presto di bere tutte le bibite del mondo! Non è chiusa! Andiamo! Il Flink bevitore! Sta bevendo tutte le nostre bibite! Se solo avessimo qualcosa che il Flink bevitore potesse bere per sempre, in modo da non avere bisogno di prendere le bibite degli altri. Non ho sete ora, Daisy. Sto tentando di pensare a qualcosa che il Flink possa bere e bere e bere. Aspetta un momento. Abbiamo la bottiglia sempre piena. Il Flink potrebbe bere per sempre. Bravo, draghetto Daisy. Sei un vero genio. Datti da fare. State a guardare, amici. Grazie, Daisy. Non credo che il Flink avrà più bisogno di altre bibite. E nemmeno noi.
trovato un nuovo Flink bevitore. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo trovato il Flink bevitore e abbiamo salvato le bibite di tutto il mondo. Grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!